tocca a te. Mi dico in ogni momento, tocca a te. No alla mafia. Casarano ha reagito all'omicidio di Antonio Amina Fendi dandosi appuntamento domenica mattina alle ore 11 tra piazzetta Petrarca e via Lupo, lì dove solitamente si radunano ragazzini per giocare e anziani per chiacchierare. Ma da sabato anche il luogo dove si è consumato in pieno giorno sotto gli occhi di decine di persone l'atroce delitto. I partecipanti hanno indossato vestiti colorati e portato in piazza un pensiero di legalità. Questi episodi dimostrano che la pericolosità esiste ancora ed è giusto che vi siano, che le persone protestino. La criminalità organizzata, cioè la mafia, sta tentando di ritornare sul territorio riappropriandosi degli spazi che sono liberi e soprattutto avendo fuidutato alcuni dei grossi business di questo territorio come il turismo e le aree nelle quali c'è una maggiore industrializzazione come quella di Casarano. Alla luce del tragico evento è la dimostrazione esatta di quello che abbiamo sempre detto, che bisogna parlarne e non dividerci. Casarano, questo significa dire ormai basta, basta, perché dal 2015 che subiamo una serie di attentati e omicidi e anche appunto in luoghi vissuti dalla popolazione civile, non è più possibile. Il nostro territorio ha bisogno di risposte che partano da lontano, noi abbiamo bisogno di centri di aggregazione, noi abbiamo bisogno che le istituzioni, a partire dalle associazioni, dalle scuole, dagli istituti scolastici, dalle parrocchie, dai partiti, dialoghino fra di loro. Una comunità che è stata stravolta da questo evento e oggi siamo qui a rappresentare tutti uniti una unità che ci vede coinvolti per cercare di dire no a tutte le mafie. E noi siamo convinti che in questo momento bisogna lasciare da parte tutti i dissapori bassi e volare alto, tenere la città unita, tenere tutti. Noi non siamo questi, Casarano è altro.